16 marzo. Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Invece, ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Giacomo 1, versetti 13 e 14. Lo specchio. Quando siamo tentati, non dobbiamo mai dire: io sono tentato da Dio. Infatti, come egli non può essere tentato dal male, così non tenta alcuno. Ma quando siamo tentati, lo siamo a causa della nostra concupiscenza che ci attrae e ci adesca. Quindi trascinati e sedotti dai nostri stessi desideri. Quando il desiderio scatta dentro di noi, dà vita al peccato, ed il peccato, una volta generato, causa la morte. Per questo motivo non dobbiamo errare ed essere ingannati da un falso concetto. Il Signore ci guida verso la luce, mediante la Sua parola, che illumina il nostro sentiero ed inoltre è una verità. Dio può provare la nostra fede per fortificarla, ma mai con l'intenzione per condurci a peccare. Dio ci avvisa, come a figli, di non peccare, per non essere esposti e così diventare vittime agli attacchi del maligno. Impariamo a conoscere ed ascoltare la parola di Dio, la quale, come uno specchio, ci fa scorgere i nostri difetti e non attribuire a Dio le colpe che sono soltanto nostre. Thank you.